Siamo persiane? Dove andiamo? Abbiamo perso Anna. Elisa, riesci a scrivere solo ad Anna rimandandole quel link? Siamo in diretta. Bene, buonasera a tutti e benvenuti dopo qualche problema tecnico che ci ha fatto iniziare un pochino in ritardo a questo webinar, curare le ferite visibili e invisibili. È un appuntamento organizzato da Rescue e da Medu, come primo momento di una nuova collaborazione che le nostre organizzazioni hanno stretto. Medu ha molto meno bisogno di presentazioni, Rescue qualche cosina di più. Intanto vi presento brevemente gli ospiti di questa serata. Questa serata faremo un viaggio lungo la frontiera, lungo quelle rotte migratorie che causano ferite tante ogni giorno, visibili e invisibili. E questo viaggio lo faremo attraverso le parole e i racconti di chi da anni è sul campo e se ne occupa, cercando di alleviare almeno un po' la sofferenza di chi cerca di arrivare in Europa attraverso mari, deserti, attraverso dei viaggi che possono durare mesi o anni. E ne parleremo questa sera quindi con Alberto Barbieri, coordinatore generale di Medu. Poi seguiremo la rotta, seguiremo anche noi la rotta migratoria, quindi partiremo dall'Africa, partiremo dal Niger con Anna Dissi, psicologa e psicoterapeuta Medu, che si trova ormai da tempo in Niger, ad Agadez per la precisione, uno degli snodi delle rotte migratorie, e seguiremo il viaggio fino alla Libia. Spesso non è un viaggio lineare, è un viaggio in cui si torna anche indietro, a volte invece dalla Libia si riesce ad attraversare il mare, e ne parleremo con Alessandro Iacchetti, che oltre a essere socio Rescue è anche un medico che è stato a bordo delle navi di soccorso, e ne parleremo con Juan Matias Gil, anche lui socio Rescue, operatore umanitario e soccorritore. Vi dicevo di noi, di Medu e di Rescue. Rescue chi è? È un'associazione italiana nata lo scorso anno in risposta a questa crisi umanitaria devastante che va avanti nel nostro mar Mediterraneo ormai da anni. È nata con un obiettivo molto semplice, di mettere in mare una nave di soccorso che si unisca alla flotta civile nel Mediterraneo centrale per soccorrere i naufraghi. È nata con ispirandosi a principi di imparzialità, indipendenza, quella idea rivoluzionaria, da tanto è negata, che il soccorso sia un obbligo ed essere soccorsi sia in diritto, cioè esattamente quello che chiedono le leggi del mare, che chiedono le convenzioni internazionali, oltre che la nostra coscienza e l'umanità. Un principio, quello del soccorso, irrinunciabile, che è stato un principio irrinunciabile per tutta la storia dell'umanità, fin da quando l'essere umano ha messo in mare la prima noce che galleggiava. Si sa, chi va per mare lo sa, che chi è in difficoltà ha il diritto
di essere soccorso e chi può dare una mano all'obbligo di soccorrere. Questo principio, che però è stato così duramente rimesso in discussione negli ultimi anni, addirittura è stato ribaltato. Chi soccorre in mare è stato chiamato criminale, chi soccorre in mare è stato accusato delle peggio nefandezze, mai arrivate però in un giudizio in tribunale. Chi soccorre in mare è stato accusato di essere in combutta con i trafficanti di esseri umani, quando sappiamo che è proprio il contrario, che chi soccorre in mare e porta i naufraghi in un porto sicuro, li strappa dal traffico di esseri umani. E come sappiamo che il traffico di esseri umani non dipende certo dalle navi di soccorso, ma dipende da un sistema che chiude ogni canale d'accesso sicuro e legale e lascia aperte soltanto quelle che sono le rotte illegali. In questo quadro, il Mediterraneo, che è un po' scomparso forse ultimamente dai radar dei telegiornali e dai discorsi dei politici, si potrebbe avere l'impressione che non stia più succedendo niente nel Mar Mediterraneo. Sappiamo che non è così, sappiamo che il Mediterraneo continua a essere, secondo i dati dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, la frontiera più letale del pianeta, delle persone che sono morte, migranti, richiedenti asilo, esseri umani che cercavano di attraversare un confine. Dall'inizio dell'anno l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni ha contato almeno 520 vittime, e di questi più della metà sono morti in quella rotta marina, che è la rotta del Mediterraneo, della rotta del Mediterraneo, che è la rotta in particolare del Mediterraneo centrale, dove si concentrano la maggior parte delle vittime. Quindi è in risposta a questa strage continua nel nostro mare, che prima avveniva più in modo più visibile, che oggi continua ad avvenire con meno attenzioni, ed è in risposta a tutto questo che un gruppo di amici, professionisti di varia natura ha deciso di fondare Rescue e di farla crescere, perché il mare è troppo grande, perché le navi di soccorso, anche quando non vengono ostacolate e bloccate a terra, sono troppo poche per poter rispondere a tutti i bisogni. E quindi da qui l'idea di mettiamo in mare una nave di tutti, la nave degli avvocati, degli operai, degli insegnanti, che vada a fare semplicemente quello che è giusto, soccorrere chi ne ha bisogno. Quindi noi facciamo una nave e la metteremo in mare al più presto, contando sull'aiuto di tutti, e questa nave si troverà, l'equipaggio di questa nave si troverà evidentemente ad affrontare quelle che qui abbiamo chiamato le ferite visibili e invisibili. E qui è nata la collaborazione con Medu, con un progetto di, a partire dalla loro esperienza, che adesso Alberto vi racconterà, un sostegno, quello di Medu a Rescue, soprattutto sulla formazione degli equipaggi per rispondere ai bisogni di natura psicologica che si incontrano anche quando sei lì in mezzo al mare, e un sostegno costante per da terra per gestire eventuali problemi e difficoltà. Partirei subito con questo viaggio, per non togliere tempo alle testimonianze molto interessanti di chi lungo questa frontiera lavora da anni. E che cos'è la frontiera? Qui mi ero appuntata una cosa, se riesco. Che cos'è la frontiera? Alessandro Leo Grande scrisse: una linea fatta di infiniti punti, questa è la frontiera. Una linea fatta di infiniti nodi, infiniti attraversamenti. Ogni punto una storia, ogni nodo un pugno di esistenze. Ogni attraversamento è una crepa che si apre. E mi sembrava una buona citazione del compianto Leo Grande, che ci manca tanto, per dare avvio a questo viaggio. E quindi prego Alberto di cominciare dal più generale. Ecco una cosa, vedrete la nostra regia, Daniele, ci sta mostrando alcune immagini che non si muovono, perché non volevamo evitare problemi tecnici dell'ultimo minuto, ma sono le immagini che trovate in una mappa molto molto bella, Esodi, sul sito di Medu, una mappa interattiva che racconta le rotte e scende nel dettaglio delle rotte che vengono attraversate. Vi consiglio di andarla a guardare. E cominciamo con Alberto. Via il viaggio.
Grazie, grazie Cecilia e grazie a Rescue per aver ospitato questo incontro di stasera, questa chiacchierata. E innanzitutto dico che insomma, siamo veramente molto contenti di poter iniziare questa collaborazione con Rescue. Speriamo il prima possibile, quando la nave sarà operativa, credo breve. E perché fin da quando così abbiamo letto le prime notizie della formazione di questa associazione, ci siamo sentiti molto vicini agli obiettivi, allo spirito, alla missione che l'animava. Appunto, no, come dicevo, un'organizzazione della società civile, nel senso più letterale e più bello del termine, che si impegna in un'azione umanitaria fondamentale in questo momento. Ed è anche quello che cerca di fare MEDU, che appunto Medici per i Diritti Umani, è un'organizzazione umanitaria e di solidarietà internazionale, un'organizzazione indipendente che cerca di fare due cose: curare e testimoniare. Cerchiamo di portare le cure alle popolazioni vulnerabili, nelle situazioni di crisi in Italia e all'estero, però allo stesso tempo cerchiamo di testimoniare, di raccontare quello che vediamo, testimoniare i diritti umani, denunciare le violazioni dei diritti fondamentali dell'accesso alle cure. E quella mappa è un po' il frutto appunto del nostro lavoro di testimonianza, quella mappa che vedevamo un attimo fa. È una mappa interattiva che si può trovare sul nostro sito, e che ricostruisce, è una mappa raccontata dai migranti. Vedete, ci sono delle linee, delle rotte, sia dall'Africa occidentale che dal Corno d'Africa, e appunto una mappa raccontata dai migranti, dalle persone che hanno fatto questi percorsi e che noi abbiamo incontrato negli ultimi. La mappa raccoglie testimonianze a partire dal 2014, quindi parliamo degli ultimi 7 anni. Migliaia di testimonianze, e così pazientemente abbiamo cercato di ricostruire questi cammini e queste rotte. E quindi stasera, appunto, come dicevi, faremo un po', ripercorreremo queste rotte, che sono poi anche, come dire, il mettere insieme i pezzi degli interventi che stiamo portando avanti. C'è Anna, appunto, che è la collega psicologa e psicoterapeuta, che normalmente lavora in Sicilia col team di Medu in Sicilia, ma che in questo momento ci ha già lavorato a lungo l'anno scorso e si trova ad Agadez, appunto, che si trova in Niger, alle porte del deserto del Sahara, che è uno snodo fondamentale delle rotte migratorie dall'Africa occidentale. E abbiamo un progetto lì insieme all'UNHCR, in un sito umanitario dove si trovano tanti rifugiati che hanno delle storie incredibili, terribili, perché sono persone in questo caso che hanno ripercorso la rotta al contrario. La maggior parte di loro provengono dal Sudan, sono fuggite dal Darfur, dalle violenze e dalle atrocità del loro paese, sono arrivate in Libia, sono rimaste intrappolate in Libia, non sono riuscite ad arrivare, in molti casi volevano arrivare sulla costa, cercare di arrivare in Europa, non sono riuscite, quindi pur di sfuggire all'inferno della Libia, hanno ripercorso il deserto all'incontrario, il deserto del Tenere, quello che i migranti chiamano la via dell'inferno, e di solito si fa in senso contrario, cioè da Agadez verso la Libia, verso Saba. Loro l'hanno fatto all'incontrario e sono arrivati appunto ad Agadez. E lì c'è il mare di sabbia, un mare di sabbia che in questi anni ha raccolto i cadaveri, probabilmente migliaia e migliaia di persone che hanno cercato di attraversare appunto quello spazio per arrivare in Libia. E questo per dire, appunto, non ci sono solo le morti nel Mediterraneo, ci sono le morti nel deserto,
Poi c'è la Libia, che appunto oggi è purtroppo un grande campo di morte, di tortura, ancora adesso per decine di migliaia di persone, di migranti. Poi c'è il pezzo del mare che ci mancava, come dire, e che sentivamo la necessità di in qualche maniera di portare il nostro contributo e quindi qui la collaborazione con Rescue, l'attraversamento del mare, i racconti che abbiamo appunto raccolto dalle persone che abbiamo aiutato, ci parlano appunto di attraversamenti, vedete, dalla costa, soprattutto dalla costa a ovest di Tripoli, da Zawira, Zawiya, Sabrata, perché è il tratto di mare più corto per arrivare verso le coste siciliane, Lampedusa. Ma ci sono anche attraversamenti, vedete, a est di Tripoli e anche dalla parte della Cirenaica. Sono viaggi molto più lunghi. E poi c'è la parte appunto, del dopo, dell'arrivo a terra. E noi abbiamo oramai da 7 anni un progetto in Sicilia proprio di supporto alle persone sopravvissute alla tortura e alla violenza intenzionale lungo queste rotte migratorie. Di questo appunto parlerà Peppe. In questi anni abbiamo lavorato agli sbarchi, all'hotspot di Pozzallo, abbiamo lavorato nella provincia di Ragusa assistendo tanti richiedenti asilo ospitati nei CASA e negli SPRAR, abbiamo a lungo lavorato nel famoso, direi, famigerato CARA di Mineo fino alla sua chiusura. E quindi appunto purtroppo sono racconti di morte perché appunto ci sono le morti nel deserto, le morti nei campi di tortura in Libia, di cui anche qui non abbiamo purtroppo delle stime attendibili, ma sicuramente tantissime. E poi le morti nel Mediterraneo, come dicevi tu, Cecilia, solo dal 2014 si sono contate 17.000 persone morte disperse nel Mediterraneo. E noi come Medu facciamo progetti di vario tipo, progetti sanitari di vario tipo, e negli ultimi anni ci siamo trovati di fronte nei nostri progetti in Italia di cliniche mobili, di supporto di medicina di primo livello, diciamo, a tantissime persone che arrivavano appunto per problemi fisici, ma poi iniziamo a raccontarci le atrocità e le storie che hanno vissuto lungo queste rotte migratorie, appunto storie di atrocità, anche storie eroiche, storie incredibili di umanità, di forza, di determinazione, di resilienza per sopravvivere ed arrivare. E quindi abbiamo iniziato a sviluppare progetti più specifici sul lato della salute mentale, della riabilitazione, dei percorsi delle persone sopravvissute a queste esperienze limite. E in questi anni i nostri medici, i nostri psicologi, i nostri operatori, come dire, hanno condiviso un granello della sofferenza di queste persone che hanno visto, che hanno visto e hanno sperimentato sulla loro pelle tutti i mali del mondo, mi viene da dire, le parole che mi hanno colpito tanto della mamma di Giulio Regeni, parlando appunto della vicenda del figlio, che ha visto tutti i mali del figlio sul corpo di Giulio, come dire, per gli operatori, per quelli che hanno lavorato in questi anni, cercando di portare aiuto, supporto a queste persone, questi mali del mondo li hanno visti moltiplicati per 100, 1.000, 1.000 volte. Questo lo dico, lo ribadisco, perché spesso si tende a negare, a minimizzare quello che succede, a dire che non è vero, e quindi forse, diciamo, come dire, gli ascoltatori di oggi, le persone che seguono questo incontro, sono tutte persone consapevoli e sensibilizzate, però in molti casi c'è, come dire, anche un grosso, per rimanere in termini psicologici, fenomeno di rimozione, di evitamento di tutto questo. Quindi questo è importante sapere che le persone che poi vengono soccorse in mare
e che magari rimangono in mare 2 settimane, 3 settimane, uno dice, sai, vabbè, rimangono in mare 2 o 3 settimane, cosa vuoi che sia, poi sono su una nave, eccetera. Però sono persone che hanno alle spalle queste storie di prigionia, di detenzione, di violenze, e quindi di tutto questo bisogna tenere conto. E che cosa abbiamo imparato in questi anni di lavoro? Beh, abbiamo imparato appunto intanto a condividere un po' di questa sofferenza. Mi vengono in mente, mi viene da condividere, stavo pensando a quali storie di singola umanità avrei potuto condividere, e me ne sono venute in mente tre tra le tante persone che ho incontrato. Forse sono storie che in qualche maniera mi hanno colpito, perché in qualche maniera ovviamente hanno a che fare anche con il vissuto di chi ascolta, in questo caso del mio, la storia di tutti i ragazzi di 20 anni che abbiamo assistito in questi anni al centro psiche di salute mentale transculturale a Roma. Un ragazzo appunto che ci raccontava molto molto sofferente nel fisico e nell'anima dei riti che faceva quando lui era bambino, a 4-5 anni, in Nigeria. Veniva, il suo corpo è stato inciso, tagliato, e sono state messe delle sostanze urticanti per produrre dei cheloidi, delle cicatrici particolari, e lui si ricorda questa sofferenza di questi riti che facevano nella sua comunità, che tra l'altro officiava il padre come qualcosa di terrificante, come un incubo. Questo per dire che poi molte volte, anzi quasi, dico, nella gran parte dei casi, le persone se ne vanno, non, sì, sicuramente per cercare una vita migliore, ma in molti casi perché non hanno alternativa. Morire o partire o morire, insomma, non ci sono alternative. Oppure di quell'altro ragazzo, anche lui ventenne, che ci raccontava la sua storia, che il momento più drammatico per lui è stato quando aveva condiviso tutto il viaggio dall'Africa occidentale, adesso non mi ricordo quale paese dell'Africa occidentale, fino in Libia. Erano rimasti detenuti in queste connection house che gestiscono i trafficanti, proprio vicino alla costa. E a un certo momento riescono a scappare dai trafficanti, da coloro che li tenevano e li torturavano in prigionia. Riescono a scappare, arrivano verso la spiaggia e appunto vengono colpiti dalle fucilate dei trafficanti che li inseguono, e il suo amico con cui aveva fatto tutto il viaggio muore accanto a lui. Lui è costretto a lasciarlo lì per salvarsi. Oppure ancora era la storia di un ragazzo eritreo, anche lui giovanissimo, appunto non dall'Africa occidentale, ma dal Corno d'Africa, anche lui con una storia di un viaggio terribile, la fuga appunto dall'Eritrea, dalla dittatura, dal servizio militare a tempo indeterminato, un viaggio pieno di eventi drammatici in Sudan, attraversamento del deserto, la Libia, che però lui racconta con grande, non dico con distacco, però insomma con grande controllo di sé. A noi storie che fanno tremare i polsi. E poi a un certo momento viene il momento in cui ci racconta dell'attraversamento del mare. Quando vede il mare deve attraversare il mare, e quando pensa al mare, in quel momento pensa al mare e si blocca completamente, inizia a piangere e non riesce più a dire una parola. E abbiamo imparato a fare un po' di pronto soccorso psicologico, di primo soccorso psicologico, quello che magari cercheremo anche di condividere con i volontari di Rescue. Primo soccorso psicologico, che sostanzialmente è aiutare le persone soccorse a sentirsi in un luogo sicuro, andare incontro alle prime necessità mediche, di cibo, di coperte, di vestiti, ma con una vicinanza umana e un'accoglienza, ovviamente con una formazione, ma con una possibilità di farlo non solo da parte di operatori medici o psicologi professionisti, ma anche da operatori adeguatamente formati. E abbiamo imparato anche l'importanza di tutelarsi da quello che si chiama il trauma vicario, o
insomma, parola inglese, compassion fatigue, cioè la fatica della compassione, cioè di trovarsi di fronte a vivere e a condividere queste storie ha un impatto emotivo, è inutile dirlo, fortissimo. E quindi le risposte che si possono dare sono anche molto diverse. Ci può essere appunto una risposta di evitamento, di distacco, di mantenere un distacco, di non voler vedere, di non volersi coinvolgere emotivamente, quindi non riuscire a entrare in contatto con la persona che soffre perché ci si vuole difendere in qualche maniera, negandosi alle emozioni, oppure c'è l'altro versante, quello di farsi coinvolgere completamente dal vissuto della persona e quindi essere, come dire, anche travolti emotivamente. Quindi per un operatore, non solo per un medico, uno psicologo, ma anche per un operatore che ha contatto costantemente con queste storie, è molto importante cercare di mantenere un equilibrio, essere vicino empaticamente, anche emozionalmente con la persona, facendola sentire in un luogo sicuro, ma anche cercando di preservare la propria emotività e la propria integrità a livello di persona, perché sono comunque esperienze che ti scuotono da tutti i punti di vista, che fanno crollare esistenzialmente, ontologicamente, le tue credenze, anche perché quando si parla di tortura si parla di qualche cosa che per noi in Italia, per fortuna, adesso è qualcosa che sembra di concepibile, di lontano del passato, ma è qualcosa di presente. Ma soprattutto, perlomeno per quanto riguarda la mia esperienza personale, la cosa più poi su cui poi alla fine rifletti, che è anche più devastante, ti rendi conto che poi la tortura è qualcosa di umano, di profondamente umano. Quindi si dice spesso restiamo umani, no? Però ti rendi conto che poi è l'uomo che tortura, è l'uomo che mette in atto questo tipo di crudeltà. Altre specie animali non lo fanno, quindi ti mette poi in crisi tutte le tue convinzioni e quello che tu hai pensato dell'essere uomo, dell'umanità. E mi sono allungato troppo, mi sa, sono andato molto, mi sa che i 10 minuti sono passati. Volevo solo chiudere, poi appunto per passare la parola ai colleghi sulla rotta migratoria, la necessità, questa è una riflessione politica, tra virgolette, la necessità per l'Europa e per l'Italia di affrontare questa questione, che è la questione del nostro tempo, io credo. Dei fenomeni migratori che riguarda tutti, che ci riguarda tutti, che proseguirà, la pandemia finirà, ma questa questione continuerà e che non può essere affrontata né dal punto di vista ideologico e della propaganda sullo stile di Salvini, quando Salvini era al Ministero dell'Interno, ma non può, dico io, neanche essere affrontata, con una sorta di approccio burocratico, cioè l'utilizzo del blocco amministrativo per fermare le navi, e tra l'altro parlo dell'approccio dell'attuale Ministero dell'Interno, è un approccio molto meno gridato, molto meno chiassoso, ma molto più anche paralizzante rispetto agli aiuti in mare. Ecco, questo penso che non sia accettabile. Ok, ho ampiamente bruciato il mio tempo, credo. No, Alberto, grazie. Grazie anche per questo richiamo all'empatia necessaria per mettersi nei panni dell'altro, un esercizio di empatia che a chi sta sul campo non è richiesto sotto forma di esercizio, perché è quello che si fa tutti i giorni con tutti i sensi si sente questa sofferenza. Voi siete le persone, tutti presenti sono persone che hanno annusato l'odore di una migrazione disperata, che hanno toccato
delle cicatrici, che hanno visto, che hanno ascoltato direttamente la sofferenza umana, e a volte, hai ragione, a volte invece l'eroismo, la vittoria, perché le storie di quelle che sono le vittime di questo fenomeno, le raccontiamo molto spesso solo ed esclusivamente come vittime di quello che hanno subito, ma hanno una forza straordinaria, non sono persone deboli, hanno una forza assolutamente straordinaria, altrimenti non sarebbero arrivati lì a farsi ascoltare da voi, avrebbero mollato prima. Questo è forse un piccolo torto che facciamo ai nostri compagni di viaggio, quando spesso io per prima, quando li raccontiamo solo in funzione di tutto quello che hanno subito e che hanno vissuto, e non in funzione di quello che invece di bello creano e producono ogni giorno e che regalano. Giusto anche la tua osservazione, diciamo restiamo umani, ma chi tortura, chi affama, chi chiude in un lager, chi butta su un gommone sovraccarico in mezzo al mare, sono umani. E allora forse non è una questione di essere umani, è una questione di scelte, di scegliere da che parte stare, dalla parte di chi si gira dall'altra parte, dalla parte di chi accetta o addirittura anche difende questo stato di cose, dalla parte di chi fa il proprio pezzettino tutti i giorni per cambiarlo. E andrei adesso da Anna di Sì, psicologa psicoterapeuta che si trova in Niger. Vi avviso che potremmo avere qualche problema di connessione con lei, perché da che adesso la connessione è un po' precaria, ma fin tanto che sentiremo la voce di Anna, anche se dovesse bloccarsi il suo video, la lasceremo parlare e l'ascolteremo. E Anna. Ok. Ciao a tutti, grazie Cecilia, grazie Rescue. Spero si senta bene, perché qua la connessione dal Niger è un po' difficoltosa, per cui se non doveste sentire benissimo, insomma, fatemi un cenno. Io sono qua in Niger, ad Agadez, sono qua in missione in questo momento, però come ha detto Alberto, il progetto in Niger è nato nel 2019 e continua tuttora, è un progetto ad Agadez che è il fulcro delle rotte subsahariane in particolar modo. Io vorrei cominciare da una domanda fondamentale, che è quella: perché le persone partono dai loro paesi? Ci sono diverse motivazioni, e noi in questi anni di incontri con i ragazzi e le ragazze abbiamo sentito diverse storie che hanno spinto queste persone a lasciare il loro paese. Possiamo fare diversi esempi: possono aver avuto problemi politici e quindi essere fuggiti perché erano sotto persecuzione e quindi non potevano stare assolutamente nel proprio paese, oppure perché nel proprio paese non gli viene riconosciuta la loro identità sessuale, quindi magari l'omosessualità viene condannata con la morte, oppure abbiamo delle donne che hanno subito varie persecuzioni nel loro paese, nella loro città, eccetera, e scelgono di intraprendere il viaggio in cerca di una libertà, di una speranza di libertà. Abbiamo poi le vittime di tratta, molto presenti purtroppo in Nigeria, e quindi che purtroppo vengono adescate da queste donne che si chiamano Mamanna, e le viene promesso un futuro migliore, un futuro di studi, di lavoro, magari in Europa, e purtroppo la famiglia e loro stesse ci credono, per cui intraprendono questo viaggio sulla base di un ricatto. Insomma, tante storie. C'è chi solamente, tra virgolette, spera in una vita migliore, chi non è partito per avere magari delle speranze differenti o perché voleva cambiare paese. Io stessa ho lavorato per anni a Dublino proprio perché volevo avere delle prospettive diverse, e perché questa non può essere un'opportunità, un'idea di viaggio, perché noi
ci sentiamo diversi magari da un ragazzo africano che spera in una vita migliore o da una donna africana che ha il desiderio di studiare e quindi raggiungere le nostre coste e avere un futuro migliore. Quindi queste sono le persone che noi negli anni abbiamo incontrato e che hanno fatto la rotta migratoria, una rotta migratoria che non è assolutamente semplice, una rotta migratoria che è fatta di miliardi di incontri, più di quanto noi possiamo immaginare, perché magari un ragazzo parte dal Gambia attraverso il Senegal, attraverso il Burkina Faso, e in Burkina Faso ci sono diversi checkpoint in cui gli vengono chiesti del denaro, vengono torturati per avere del denaro, vengono anche violentati. E questa è una parte della rotta migratoria. Ci sono le donne vittime delle maman, appunto, che intraprendono questo viaggio, che subiscono il rito della juju, in cui gli viene detto che pagheranno del denaro. Ok, sono obbligate a pagare del denaro, altrimenti i loro parenti o lei stessa starà male. E quindi viaggiano e raggiungono la Libia, raggiungono l'Europa con l'idea di dover pagare, perché altrimenti magari i loro parenti andranno incontro alla morte. E si raggiunge poi solitamente in Niger, per questo noi siamo presenti anche in Niger. È uno snodo importante, è sempre stato Agadez, che è una città in mezzo al deserto del Sahara, e che è dove le persone incontrano i passer che li portano nel Sahara. E affrontano questo viaggio che è comunque tremendo, che viene fatto a grandi velocità sugli Hilux, e questi Hilux appunto sono loro che stanno dietro nel cassone, si reggono malamente a dei bastoni e quindi a queste grosse velocità possono cadere. Possono cadere e nessuno li va a raccogliere. E per questo appunto Alberto ha parlato di tantissimi morti nel deserto, perché poi rimani nel deserto senza cibo e senza acqua e il tuo destino è quello di morire. Raggiungi la Libia come un posto che conosciamo, appunto, che è sensibile all'argomento, un posto tremendo, è un posto pieno di lager, come noi li definiamo, quindi pieno di prigioni che sono prigioni appunto ufficiali o non ufficiali, in cui viene chiesto un riscatto a dei ragazzi, solitamente gli viene chiesto del denaro, gli viene passato un telefono, quindi con la famiglia vengono torturati nel frattempo e loro purtroppo i familiari sentono queste voci di dolore e si sentono obbligati a pagare questo riscatto per avere salvi il proprio figlio oppure il proprio fratello, il proprio amico caro che le ha telefonati per avere salva la vita. E Agadez, come ha detto Alberto, noi siamo ad Agadez proprio perché uno dei centri di snodo della rotta migratoria e poi perché, come ha detto Alberto, c'è un campo qua, un campo la maggior parte dei quali sono rifugiati sudanesi. Io voglio parlare anche di loro perché è una popolazione che è stata veramente martoriata e la maggior parte provengono dal Darfur, quindi è una popolazione che ha subito gli attacchi dei Janjaweed, che sono dei paramilitari che attaccano i villaggi per avere del denaro, stuprano uomini e donne e si ritrovano a rifugiarsi in dei campi anche in Sudan o in Chad per avere salva la vita. Cercano poi di avere
un miglioramento della propria vita andando in Libia, non trovandola là, anzi subendo di tutto di più, e non potendo superare il mare, si sono rifugiati in questo campo profughi qua in Hakodessa. Persone che noi incontriamo che sono pluritraumatizzate purtroppo, le condizioni psicologiche sono tremende. Ieri ho incontrato uno dei miei pazienti che seguivo appunto quando ero qua e mi sono molto commossa. È un paziente che io ricordo veramente con tanto affetto, a cui sono molto affezionata, perché lui appunto ha subito un lavaggio del cervello quando era in Libia e purtroppo ha sviluppato poi una psicosi post-traumatica, proprio perché in Libia gli veniva detto di essere un insetto e come tale poteva essere ucciso, poteva essere schiacciato, e piano piano ha finito per crederci. E quindi quando l'ho incontrato, con grosso dolore mi ha detto: Anna, io non riesco a parlarti di questa cosa, non posso dirti che io sono un infetto. E là abbiamo dovuto lavorare su questo, ristabilire quello che era un'identità umana, un'identità di persona con una dignità, appunto, e che poteva continuare la propria vita. E questo è il lavoro che noi facciamo, questo è quello che per noi è importante, ridare delle prospettive di vita a delle persone a cui queste prospettive purtroppo sono state tolte. E per noi è molto importante, per cui raggiungere l'Italia e anche raggiungere la possibilità di curarsi, di prendersi cura di sé. Okay. E di andare avanti e superare tutto quello che hanno subito. Per me il nostro lavoro è appunto un miracolo continuo, un miracolo giornaliero, perché è vedere rivivere delle persone che un po' erano degli zombie e che avevano perso proprio la volontà di vita e che piano piano l'hanno ritrovata. Si può raggiungere questo anche con tanta fatica. E in tutto questo, naturalmente, è importante la collaborazione di tutti. Per questo, comunque, una collaborazione di integrazione politica è una delle cose, di integrazione anche a livello politico, legislativo, è una delle cose fondamentali. E sociale, per questo per noi è anche importante poter far conoscere quello che è il fenomeno migratorio, che purtroppo viene presentato in maniera populista e non si capisce che cosa è il fenomeno migratorio, che cosa c'è dietro il fenomeno migratorio e che cosa c'è dietro un viaggio, ma anche che dietro una persona c'è una storia. Ci sono dei sentimenti, ci sono delle emozioni e c'è una persona che è uguale a noi, che è come noi e che ha tutto il diritto di proseguire una vita. Vi lascio, spero che la comunicazione sia stata fondamentale, insomma, sia andata bene e per ora vi abbraccio, qualsiasi cosa disponibile. Grazie. Grazie mille Anna, ti abbiamo sentito benissimo e hai detto cose importanti. Dietro ognuna di queste storie, dietro ognuno dei numeri di chi solca il deserto e il mare, ci sono delle persone. Il mio grande desiderio è che in un giorno, anche solo per un'ora, ma basterebbero anche 10 minuti, che quelli che sono facili a discorsi d'odio, quelli che ma perché devono venire tutti qui, quelli che ma lasciamoli annegare, o quelli che tutta l'Africa in Italia non ci sta, che solo per 10 minuti potessero vedere il mondo attraverso gli occhi di chi come Anna ha usato appunto tutti i suoi sensi per incontrare una persona. Fintanto che parliamo di fenomeno migratorio, sul fenomeno migratorio ognuno ha le sue idee. Dobbiamo fare un passo avanti, andare a incontrare la singola persona per renderci conto di che cosa veramente stiamo parlando. Anna ha citato
i telefonini, ma vi ricordate per quanto tempo si è fatto polemica in Italia su chi sbarca, che però poi ha il telefonino, se fossero stati davvero prigionieri come dite gli avrebbero tolto il telefonino, quando sappiamo che è questa storia qua, io stessa l'ho sentita raccontare, perché ti hanno lasciato il telefonino? Perché così potevo mettere il telefonino in viva voce mentre sparavano in testa al mio compagno di cella e la mia famiglia si sbrigava a mandare i soldi del riscatto che era stato chiesto. E mi è fatto venire in mente anche Anna, un ragazzo che ho incontrato, questo non l'ho incontrato in mezzo al mare, l'ho incontrato a Milano, uno di quelli per cui il viaggio è durato tanto, è durato dalla Costa d'Avorio all'Europa, ci ha messo più di un anno e mezzo, rimanendo bloccato in, come sappiamo, in quei labirinti e quelle trappole lungo la rotta, e poi a un certo punto in Libia si è trovato davanti alla scelta: cosa faccio? Torno indietro? Provo a tornare indietro, riattraverso il deserto dove ho rischiato di morire, o vado avanti su un gommone sapendo benissimo che anche lì rischio di morire? Quindi mi sono chiesto: rischio di morire tornando indietro o andando avanti? E ho scelto che se proprio dovevo rischiare di morire, volevo morire andando avanti. Questa è questa è anche la forza straordinaria di chi compie questo viaggio, e che poi tante volte si trova in mezzo al mare. E quindi darei la parola direttamente a Juan, che ci racconta che cosa ha visto lui in mezzo al mare. Ciao a tutti, buonasera. Sì, pure io quando parlava Anna pensavo a questa invisibilità, che purtroppo esseri umani siamo molto veloci a giudicare, no? E a fare quello, vabbè, guardate, sta vestito bene, che c'è? Non c'è niente, perché è qui. No? E capire e trovare questa empatia di chiedersi che cosa è successo con quella persona in tutta la ruta, tutta la traversata che ha fatto dei suoi paesi fino a Italia in questo caso, no? E molte volte non lo facciamo. Vabbè, è una riflessione dell'intervento anteriore. Adesso volevo, prima di tutto raccontarvi chi sono, no? Perché sia egocentrico, perdonatemi il mio italiano, vedrete che non lo sono, sono argentino. Volevo dire, i miei nonni sono andati dall'Italia, sia dell'Italia e della Spagna, partendo, e collego con i motivi di partenza del nostro paese, sono partiti dall'Italia e della Spagna, uno della guerra civile spagnola e altri dell'Italia cercando un mondo, una vita migliore. E questo era circa 100 anni fa. Qual è stata la differenza? Che loro avevano vie canali, i canali legali, per partire, quindi partivano in regola, salivano su una barca, viaggiavano decentemente, arrivavano, avevano qualche aiuto e dopo si inserivano nella società. E quello 100 anni dopo non esiste o non funziona, è una cosa di cui dobbiamo vergognarci, no? Allora, la vita in mare, pure, io sono un operatore umanitario più di 10 anni che lavoro su questo, e lavoro in paesi come Anna, da dove partono le persone, piuttosto conflitti armati, eccetera. Quando mi hanno offerto, questo 6 anni fa, cominciare nel 2015 con questi progetti sulle barche, per me è stato, non so se in italiano si dice questo, no? Un pezzo di torta, piece of cake, perché ero cresciuto nell'acqua, sull'acqua, barca, a nuoto, tutto, quindi era molto familiare con questo ambiente. Io ho detto, vabbè, vado lì, dopo di essere nelle guerre, venire qui saranno come vacanze. Primo incontro, primo soccorso, 15 persone morte nell'estiva del barcone di legno. Secondo o terzo giorno, altro soccorso, 300 persone morte davanti ai nostri occhi. E lì ho capito, è stato un po' faticoso, un po' naif, ho capito tardi, ma che era una questione di vita o morte, no? E in quel momento non c'avevamo tanto tempo perché era tutto a fretta per parlare, ma ovviamente parlavamo con le persone. Erano persone che non sapevano nuotare, non sapevano dove andavano, non avevano giubbotti salvagente, salivano
su una barca a punta di arma e le davano un telefono satellitale, che quasi nessuno mai aveva visto un telefonino satellitale, e le davano questo, una bussola. E le dicevano, andate verso il nord. Qualcuno di voi sa gestire questa bussola? Questa bussola di notte in Libia, dopo essere picchiati, torturati, vabbè, tutte le cose che hanno raccontato Alberto e Anna, che tutti sappiamo, che tutti sentiamo, salite su una barca e andate verso il nord. È impossibile, è impossibile. Quindi quando arrivavamo alle persone, trovavamo le persone, ovviamente erano molto spaventate, non avevano paura, non sapevano chi eravamo, se eravamo poliziotti, militari, dove andavamo, eccetera. Quindi non parlava nessuno, avevamo fatto tante preparazioni di crowd control per gestire una grande massa di persone, arrivavamo a loro, erano tutte zitte con una paura pazzesca. Quindi il soccorso era facile, certamente c'era una situazione di tensione forte. Quindi era quella, sono persone con grande necessità, con una grande vulnerabilità, e non era solo il fatto del soccorso, che per te è una cosa che può essere semplice se non ci sta un incidente con il barcone o il gommone in difficoltà, eccetera, tante persone, era soccorrere le persone, farle passare quella molto stretta linea fra la morte e la vita, era qui sei morto, qui sulla barca sei vivo, era così, abbiamo capito quello subito. E una questione pure di recuperare la dignità dell'essere umano e pure ridurre la sofferenza che avevano passato tanti mesi. Quindi quello era chiave, non era solo fare una cura medica, era recuperare la dignità dell'essere umano, un sorriso, un per favore, un grazie, cose che non sentivano da mesi, ormai di anni. Quindi quel lavoro di gestire le persone a bordo, non gestire perché erano tanti o gestire il cibo o una distribuzione di coperta, ma gestire quelle sofferenze che, come raccontavano i colleghi, qualcuno non diceva niente, altri te buttavano tutto addosso, te raccontavano tutte storie che sono storie di fantascienza, sono storie che non puoi capire, non puoi neanche immaginare queste storie. Quindi in quel momento lì, e purtroppo oggi, 6-7 anni dopo, continuiamo in una situazione molto simile, con il fattore aggravato che prima rimanevano 2-3 giorni a bordo, oggi rimangono settimane. Quindi fa tutto molto più difficile e soprattutto molto più sofferenza di queste persone che, come diceva Anna, Alberto, hanno la sua storia, hanno le sue storie tragiche, hanno le sue sofferenze, i suoi bisogni, la famiglia dietro, eccetera, e devono rimanere a bordo aspettando che il politico di turno autorizza lo sbarco. Quindi non vorrei parlare, perché 10 minuti non basterebbero, tutte le sfide che ci sono in questa attività, che è l'attività più semplice di salvare vite umane, no? Porti chiuso, processi legali, giudiziari, processo amministrativo, potremmo parlare tantissimo, quindi non perderei tempo in questa ostacolazione dell'attività umanitaria. Quindi sono le cose più basiche, no? Del diritto alla vita, dei diritti umani, del diritto alla sanità. Alessandro e Beppe parlano di questo, quindi non mi metto neanche a dare questo dettaglio. Solo pensare a quello. Non siamo nel momento che eravamo nel 2015-16, che erano centinaia di migliaia di persone che arrivavano in Europa, dovevamo andare avanti e indietro, un flusso che
sarebbe molto semplice da gestire se si sarebbero un meccanismo di soccorso ufficiale e metteremo i soldi nel posto giusto invece di mandare soldi a gestire flussi migratori lontano dalla porta d'Europa, no? E paradossi tanti grandi come questi soldi d'aiuto arrivano alle Janjaweed a Sudan nel confine della Libia, no? Per fermare a queste persone che cercano una vita migliore, no? Una vita migliore vuoi scappare dalla sua realtà che è molto tosta. Quindi credo, finirei con questo, non ci sono parole migliori che quelle di Alessandro Leo Grande, come possiamo definire queste persone migranti che sono come tanti di noi che ci spostiamo da un posto all'altro, sia a Dublino sia all'Argentina, per diversi motivi è licito, è legittimo, e soprattutto queste persone che sono in grande difficoltà e vulnerabilità hanno bisogno di un aiuto molto più forte, sia in terra o in mare. Over, grazie. Grazie Juan, è esattamente così, tutti, tu Anna, io alla ricerca, Ahmed e Fatima alla ricerca di costruirsi un futuro migliore, solo che noi veniamo chiamati cervelli in fuga e loro vengono chiamati clandestini. E quello che hai detto, le storie di fantascienza, sì, esattamente così, le storie che ti racconta chi ha vissuto questa rotta sono storie di fantascienza. Anna ne ha parlato un po', io ho sentito cose che non mi sarei mai aspettata di sentire nel 2019, nel 2020, alle porte dell'Europa, quando un ragazzo ti dice che lui era stato venduto come schiavo 3 volte nell'anno precedente. In che senso se sarò venduto come schiavo? Esattamente in quel senso lì. Quando ti raccontano che gli hanno aizzato contro i cani per nessun motivo, semplicemente per fare paura a qualcun altro o perché disturbava, i racconti delle donne, nessuna delle quali è stata risparmiata dallo stupro, neanche le madri, neanche le donne incinte, neanche quelle con bambini al collo sono state risparmiate. Sono storie di fantascienza eppure sono reali, molto reali, e succedono tutti i giorni, e oggi nessuno può più dire io non lo sapevo. Si può solo scegliere diverse gradazioni per girarsi dall'altra parte, oppure si può scegliere di fare qualcosa e dare una mano. Rimanendo in mare, le ferite visibili sul corpo di queste persone. Alessandro Iacchetti, a te. Grazie Cecilia, buonasera a tutti, grazie intanto per questo invito. Devo dire che non è una conversazione che mi fa piacere fare, nel senso che, come avete già un po' sentito dai miei predecessori in questa serata, sono molte le storie che noi sentiamo, noi operatori, diciamo, di prima linea. Io sono un medico. Io sono un medico specialista in emergenza e urgenza, appunto, e quindi mi sono trovato in passato a lavorare appunto su una di queste navi di un'altra ONG. All'epoca io ho assistito quindi proprio professionalmente come medico ai soccorsi. Ne avrei tante da raccontare, però vorrei più che raccontare casi specifici, mi piacerebbe raccontare un mondo, perché l'essere un medico è un osservatorio privilegiato, sia perché hai accesso, anche grazie alla tua conoscenza, al corpo di qualcuno, nel senso che molte di queste ferite invisibili le scopriamo piano piano lungo la tratta, soprattutto quando queste persone hanno accesso poi a dei servizi o a delle associazioni come Medu, eccetera. Invece le ferite visibili spesso le tendono a nascondere, nel senso che, tolte le vere ferite o i malati gravi che arrivano magari durante un soccorso, come Juan già raccontava, no? L'immediatezza del soccorso, che non è nient'altro che fare il mio lavoro, quindi cercare di soccorrere queste persone, una ferita, un taglio, una caduta, eccetera. Quello che è impressionante nelle ore poi di navigazione, cercando appunto di arrivare a un porto sicuro, è che piano piano il fatto di sapere di essere di fronte a un medico predispone un po' queste persone ad aprirsi, a raccontare, a mostrare. Dai paesi di provenienza un medico lo vedono raramente, non hanno certo dei sistemi di salute o di sanitari
che possano essere equiparabili a quelli occidentali, per cui già la possibilità di avere accesso a un medico faceva ridere, perché alcuni poveretti chiedevano quanto avrebbero dovuto pagare, no? Erano quasi sorpresi che un medico li potesse visitare e chiedere del tutto gratuitamente, come se fosse una cosa così sorprendente. E in realtà lì ho avuto il mio primo vero impatto, perché io sono partito giovane medico d'urgenza appunto con l'idea di andare a fare il pronto soccorso, no? Tutti voi avrete visto IAR, quindi l'idea di soccorrere le persone. Devo dire che la parte però che mi ha colpito di più è qualcosa che non si studia sui libri. Io volevo appunto focalizzarmi su quelle che sono le ferite visibili, perché in realtà ci sono tante cicatrici, ci sono tante ferite, ci sono tanti segni di tortura. Io ho studiato in Italia, ho avuto la fortuna di studiare in un paese occidentale e di completare i miei studi qui, e devo dire che in tanti anni di studi nessuno, in nessun corso di medicina ci ha mai parlato di tortura, nessuno ci ha mai insegnato a riconoscere i segni di una tortura, a trattare i segni di una tortura, e parlo per il momento anche solo non dell'aspetto psicologico, dell'aspetto fisico. E quindi immaginate l'impatto di cominciare a trovare dei segni di elettroshock, delle cicatrici da ferri roventi, dei segni delle manette, dai decubiti legati proprio al fatto di essere mantenuti in delle case che sono delle galere, le legature, le frustate, cioè qualcosa che nell'immaginario collettivo riporta la tratta degli schiavi, no? del 600, del 700, eccetera. Invece è sotto gli occhi di tutti nel 2020, nel 2021, e questo è impressionante. E anche per noi medici queste ferite visibili sono un colpo duro, perché siamo abituati a pensare all'essere umano come una macchina perfetta, e appunto, come diceva giustamente Alberto, no? Il discorso di restare umani. Invece scoprire che altri esseri umani sono in grado di infliggere tale dolore, ma soprattutto avvertire sulla propria pelle, proprio per un fenomeno proprio di empatia, cosa può aver provato il paziente, la persona davanti a noi, e sentire le loro storie appunto di tortura, di massacri indiscriminati, di tentativi di sequestro, di tentativi di estorsione continui sotto minaccia delle armi, e veramente, come raccontava anche Cecilia, l'idea del mercato, no? Sono stato venduto al mercato, io l'ho sentito tante volte nel periodo che sono stato in mare. E questo inizialmente crea un po' di scompiglio, perché dici forse la traduzione non è chiara, non mi sono spiegato bene, non riesci a raccontarmi bene. Poi piano piano metti insieme i tasselli e quando cominci a valutare le loro ferite, le loro ustioni, le loro cicatrici, piano piano vengono fuori le storie dietro queste. E la realtà è terrificante, è una realtà che hanno già raccontato molto bene Anna, Alberto, Juan. È una realtà che purtroppo non possiamo più dire di non sapere o di non conoscere, perché ormai è una realtà super conosciuta in tutti i livelli ormai dell'informazione. Non si può dire che non ci sia più accesso, che ci siano dubbi su queste cose. Io stesso devo dire che sono stato incredibilmente sorpreso dalla mia esperienza, perché appunto non mi aspettavo tutti quei segni, e all'inizio è stato veramente difficile proprio come sanitario dover assistere. Per non parlare poi dei segni del viaggio, le ustioni per esempio in queste barche stipati, dove spesso c'è del gasolio che galleggia nell'acqua nel fondo della barca, che sono sovraccariche, quindi si riempiono un po' di acqua, eccetera. Queste persone che restano rannicchiate per magari giorni hanno delle grossissime ustioni a livello di tutti gli arti, a livello della parte inferiore dell'addome, eccetera, a livello dei genitali, delle vere e proprie sofferenze. Quindi immaginare delle ore, dei giorni di sofferenza continua di queste persone e cercare di fare qualcosa per loro è qualcosa di assolutamente umano, è qualcosa di assolutamente e anche professionalmente utile. Ti senti di essere al posto giusto, però dall'altro lato ti impressiona tantissimo, perché è difficile veramente per chi non vive questa realtà, per chi non vede la realtà dal Niger, dalla Libia o direttamente sulla barca. Noi che lavoriamo sulla barca siamo stati veramente, siamo i primi testimoni di tutto questo, e Juana lo sa benissimo, e l'impatto con un sorriso, una stretta di mano, una carezza, ma anche le prime cure igieniche dopo tanto tempo, la possibilità di lavarsi, quello che a noi sembra così banale, no? Beh, ma che ci vuole? Arrivano che puzzano, arrivano che sono sporchi,
ma in realtà non è che hanno la doccia o i servizi nei viaggi, e le storie tragiche di famiglie separate, non solo dai conflitti o dalla fuga, ma anche proprio durante il viaggio, sequestri, sono all'ordine del giorno, famiglie ricattate telefonicamente nei paesi di origine per magari 3.000 dinari libici, 500 euro, no? E da versare poi su tessere elettroniche, tutto in diretta telefonica con torture e video. Queste sono una situazione che, per quanto conosciuta, nessuno è veramente pronto, e poi quando ci si trova ad affrontarla in prima linea è effettivamente un pugno nello stomaco. Io da medico, da sanitario, non posso far altro che cercare, no, di dare il mio contributo. Io in Rescue sto cercando di dare il mio contributo, di fare quella piccola parte, no? Se ognuno, come diceva Cecilia, fa la sua piccola parte, io cerco di mettere a disposizione il mio tempo, la mia professione, per fare qualcosa. Ed è qualcosa però che tutti dovrebbero avere in mente, no? Una nave della società civile significa questo, che ognuno può fare la sua piccola parte. Pensare che girare la testa o chiudere gli occhi sia la soluzione è veramente ridicolo, ma è soprattutto davvero disumano, perché vuol dire voltare le spalle alla sofferenza dei propri simili. Non voglio fare un discorso poi politico, perché ho visto che sulla chat, no, nei commenti, già qualcuno comincia a tirare fuori la parte politica, ma in realtà a noi la parte politica interessa relativamente, nel senso che come sanitari il nostro principale lavoro è proprio quello, salvare vite, no? E salvare vite vuol dire non solo tirarli via da una barca dove rischiano di annegare, ma iniziare a curare tutte le ferite, quindi quelle visibili, quelle meno visibili come quelle delle torture, o quelle invisibili, che sono questi traumi psicologici che poi si trascinano. L'essere medico in una grande città, in un pronto soccorso in una grande città del nord Italia, mi permette anche di avere un altro tipo di visione, anche a distanza dalla barca. Cioè, molte di queste persone poi, in qualche modo, abbandonate a loro stesse, finiscono nei sistemi sanitari italiani, proprio perché questi traumi psicologici creano dei disagi, delle sofferenze, delle patologie anche, appunto, psicologiche, psichiatriche, eccetera, che sono legate a veri e propri vissuti, passati tremendi. E non ci rendiamo conto di quanto non cominciare a trattarli da subito, non affrontare il problema da subito, sia effettivamente, crei poi un problema anche a distanza di settimane, di mesi, no? Come si raccontava prima, qualcuno che poi solo ha la visione del mare poi scoppia a piangere, o che può avere dei disturbi d'ansia importanti. Non voglio entrare anche nell'ala psicologica, che c'è chi è ben più preparato di me, però io vorrei ricordare questo, che chi parte e chi poi arriva in Occidente, non sono tutti migranti economici in forma che decidono di partire. Lo diceva bene Anna, cioè molti sono vittime di tratta. Noi parlavamo di traffico inizialmente. Il traffico, ricordo a tutti, è un reato contro lo Stato, no? È il traffico di esseri umani, è qualcuno che in accordo con il trafficante cerca di migrare illegalmente. Ma noi quello a cui assistiamo molto spesso sono vittime di tratta. La tratta degli esseri umani è un reato contro, la persona, è un reato di altissimo peso. Molte di queste persone vengono ingannate, non gli viene detto che vengono in Occidente, ma che magari hanno un lavoro nel paese vicino, dopodiché vengono rapite ed entrano in questo percorso di tratta. Ricordava bene Anna tutte le donne nigeriane, tantissime donne nigeriane vittime di tratta, che vengono portate via con l'inganno e poi trascinate in questo percorso di tortura, di violenza, eccetera, fino all'Italia, dove poi finiscono magari sulle nostre strade o in tanti altri fattori. La tratta è un fenomeno molto complesso, ma è molto più impattante di quello che crediamo. E anche questo vuol dire, secondo me, fare il proprio lavoro. Cosa significa? Fare la cosa giusta. Significa che noi dobbiamo cercare di rompere queste catene, fermare questa tratta, interrompere queste violenze. Tantissime donne arrivavano a bordo ed erano o già incinte o scoprivano di essere incinta, e non certo perché decidevano di partire con famiglia, ma molte di queste venivano poi violentate, come hanno già ripetutamente ricordato tanti colleghi. E il fatto poi di essere state violentate e di portare un figlio che magari non è di loro marito, le portava a essere poi ripudiate dalla famiglia o dai compagni di viaggio. E per non parlare delle violenze sessuali maschili, che sono spesso anche queste un po' neglette, ma a cui purtroppo di cui ho visto i segni su molte persone sulle navi. Quindi le ferite visibili sono incredibili, sono tantissime, sono
qualcosa di impressionante, qualcosa che non siamo pronti a vedere, che facciamo fatica ad accettare e che ci riporta veramente indietro di tanto tempo. Io ritengo che non possiamo, soprattutto i sanitari, ma tutta la società civile, continuare a girare la testa. La mia esperienza sulle navi e in generale col fenomeno migratorio mi ha insegnato che molto di quello che viene detto e che viene raccontato è mera politica, no? È mera strumentalizzazione, ma poi il fatto di poter vedere un paziente alla volta, ogni paziente è una persona, ogni migrante è una persona che ha la sua storia incredibile da raccontare e che porta i segni sul corpo. E è nostro, secondo me, dovere fare di tutto per cercare di lenire questo tipo di sofferenze. Non è una cosa che noi possiamo accettare ed è, credo, questo forse il principale motivo che mi ha spinto verso Rescue, cioè cercare di dare un contributo e di essere dalla parte giusta della storia, come si suol dire a volte. Perché io sono certo che tra tanti anni, quando finalmente cominceremo a parlare di migrazione in maniera diversa, finalmente verrà fuori quanta sofferenza inutile abbiamo permesso accadesse, quanta tragedia abbiamo permesso succedesse nei nostri mari e nelle nostre strade, prima di rendersi conto che dovevamo e potevamo fare qualcosa di più. Grazie mille Alessandro. Sì, penso anch'io che la storia di questi anni finirà sui libri di storia e non, come Europa, non faremo una bella figura. Qualcuno verrà ricordato tra i giusti, la maggior parte verranno ricordati tra chi si è girato dall'altra parte, se non facciamo qualcosa per cambiare la rotta. Attraversamento del mare, e poi si arriva, seguendo quella rotta lì, o si arriva a Malta o si arriva in Italia, e che porta alla lamentela. Ma perché vengono tutti qui? Perché arrivano tutti qui? Non arrivano tutti qui, e lo sappiamo, le persone che arrivano in Europa e non vogliono neanche restare qui in moltissimi casi, ma usano l'Italia esattamente come quello che è la porta per un futuro migliore, la porta dell'Europa. Perché le navi di soccorso li scaricano tutti lì? Perché non li portate a Marsiglia? Perché non li portate a Madrid? Perché non li portate a Berlino? Ammesso che ci siano i porti nelle ultime due città che ho nominato. Questa è una domanda ricorrente negli ultimi anni. La risposta ovviamente è che la legge dice alle navi di soccorso di andare nel porto sicuro con la minima deviazione di rotta, cioè il porto sicuro più vicino. È una tutela per le navi di soccorso, ovviamente, che dopo aver compiuto un salvataggio, dopo aver adempiuto al loro obbligo di soccorso, hanno il diritto di tornare prima possibile alla propria rotta, che sia una rotta di nuovo di salvataggio, che sia la guardia costiera, che sia una nave commerciale, ma è evidentemente una norma che è a tutela del naufrago, di chi ha già vissuto tutte le cose che sono state raccontate prima e che poi si è trovato in mezzo al mare, un mare che se l'è quasi mangiato. E per questo il porto sicuro più vicino, e la geografia ci ha messo qui, per cui il porto sicuro più vicino per quella tratta lì è spesso e volentieri la Sicilia, dove arriviamo da Peppe Cannella. Grazie Rescue, grazie Cecilia per questa opportunità, ma anche grazie per questa idea progetto di creare una grande scialuppa umana nel Mediterraneo, nel Canale di Sicilia, per salvare le vite umane. Salvare vite umane non può mai essere un reato e deve sempre essere fatto con più umanità, progettualità, coinvolgimento e buone pratiche. E ho sentito con attenzione, anche emozioni, i contributi, i passaggi di chi mi ha preceduto, e abbiamo parlato di viaggio, di migrazione, di rotte. Il viaggio e la rotta non si ferma con l'approdo sulla terra in Sicilia o sulle coste siciliane, perché poi il viaggio verso la vita o verso una direzione altra rispetto a quella che è stata prima, in realtà continua. Può essere una rotta verso la salvezza, verso un paradiso, verso anche l'inferno, verso il compimento di un progetto di vita nuovo, altro, pieno di speranza, ma talora è una direzione che va verso dei colori non sempre colorati, ma grigi, neri.
Sono in questo lembo di terra, io sono siciliano, sono nativo di questa zona, sono con Medu da circa 7 anni, dal 2014 sono con un team in provincia di Ragusa. Vi parlo dal centro polifunzionale di Ragusa, dove ci sono servizi, uffici, ambulatori per i migranti. Ragusa si trova a circa 30 km da Pozzallo, dove c'è l'hotspot. Noi siamo qua appunto da 7 anni, e grazie a donatori nazionali, internazionali, abbiamo messo in campo dei progetti sia agli sbarchi, direttamente agli sbarchi, sin dal 2014, quando i numeri anche negli anni seguenti erano veramente numerosi con gli sbarchi, quindi dentro lo spot all'arrivo, talora anche con un team dedicato agli sbarchi e con un team che faceva interventi fuori dallo spot, e cioè dentro i centri di accoglienza, i CAS, gli SPRAR e dentro il CARA di Mineo. Quindi abbiamo visto in questi anni, abbiamo incontrato tanti migranti, tante storie e anche i viaggi che continuavano. Alcune caratteristiche di fondo di chi arriva anche ora, in questi mesi, purtroppo non sono cambiate. I motivi per cui si sfugge dai paesi sono molteplici, ma la rotta questa subsahariana centrale che attraversa la Libia è ancora infernale, durissima, e le narrazioni da chi attraversa la Libia e arriva sulle coste siciliane sono ancora terribili, sono drammatiche. Le 17 prigioni formali libiche rette dal governo libico e finanziate e ristrutturate da soldi europei sono ancora funzionanti, aperte, e i migranti che passano da là raccontano anche ancora storie durissime di violenze estreme, di torture subite, di sopraffazioni, di umiliazioni per ottenere i riscatti, e così come sono ancora presenti i luoghi di rapimento non formali in Libia dei trafficanti e della criminalità organizzata, e ancora oggi in quei centri succedono le nefandezze di cui i colleghi prima hanno parlato. Cioè, da questo punto di vista le storie sono ancora simili, purtroppo, sono talora inenarrabili, e anche i dati che noi abbiamo raccolto in questi 7 anni con chi abbiamo incontrato, supportato con l'ambulatorio medico-psicologico, con percorsi anche di cura psicoterapica perché è stato vittima di violenza estrema, i numeri sono ancora terribili. Fino all'anno scorso, dalle testimonianze di chi prendevamo cura in carico, 8-9 migranti che attraversavano la Libia erano vittime di trattamenti crudeli e tortura, 8-9 su 10. I numeri non sono cambiati, né l'anno scorso né adesso. Ci sono meno sbarchi, ma chi sopravvive e arriva racconta le stesse cose. C'è un clima un po' ovattato sulle vicende delle storie degli sbarchi, sulle gravi sofferenze di chi fa la rotta subsahariana e libica e attraversa il Mediterraneo, ma poco è mutato. Poco è mutato, e anche c'è da dire, da rimarcare con forza un aspetto di cui si parla poco. L'emergenza pandemica Covid, che è vera, che è reale e che ci sta anche soffocando e ci impegna a ridisegnare anche le nostre esistenze, anche i percorsi di cura, la pandemia Covid sta rischiando in quest'ultimo anno di ovattare le gravi sofferenze post-traumatiche di chi arriva sulle coste siciliane in Europa. È come se l'emergenza ha reso, come dire, più sfumata la grave sofferenza psichiatrica, psicologica di chi ha ricevuto violenze estreme, per cui questa idea delle navi quarantena a mare, bisogna un po' parlarne, perché alcune narrazioni e testimonianze di chi è stata dentro parla di situazioni un po' al limite, in cui l'attenzione, le sfumature
per l'umanità in sofferenza e che è vittima di tortura e trattamento crudele non sempre trova cittadinanza. Stare su una nave galleggiante per una persona che ha fatto quelle rotte e ha attraversato quelle esperienze al limite e che non sa darsi una costruzione di senso su ciò che sta avvenendo su quelle grandi navi, talora produce una grave sofferenza, una quasi ritraumatizzazione ripetuta, una mancata cura di bisogni psicologici intimi, di violenze subite. Noi lanciamo un allarme su questo, anche altre organizzazioni l'hanno fatto, ma dagli incontri, dalle narrazioni che emergono qua sulle coste siciliane, abbiamo anche situazioni di persone che hanno fatto 5, 6, 7 tamponi fra permanenza in nave quarantena e permanenza in hotspot o sui porti in Sicilia, e dove i processi di umanizzazione non so se sono curati. Noi siamo molto preoccupati di ciò che succede negli hotspot agli arrivi, dove l'emergenza pandemica da coronavirus forse copre alcuni bisogni importanti che non trovano voce. Noi siamo entrati in hotspot per circa 6 anni di fila a Pozzallo, anche quando c'erano gli sbarchi con i grandi numeri, con le grandi fragilità di chi arrivava, i numeri si sono ridotti, ma noi abbiamo difficoltà a entrare in hotspot negli ultimi mesi. E abbiamo visto nelle ultime volte che siamo stati dentro come team siciliano come venivano fatte un po' le quarantene in emergenza, con sovraffollamento di stanze, con talora procedimenti di tamponi che talora erano non sempre orientati a seguire un processo di grande rispetto degli umani, sia in termini di spazi in cui venivano messi i migranti in quarantena, sia come poi le sfumature dell'umano venivano un po' non sempre rispettate da chi lavora in maniera cronica dentro strutture ad alta protezione chiuse come gli hotspot e le carceri. Farò anche un riferimento anche alle carceri su questo grande problema di questi mesi. Quindi in hotspot i grandi disagi post-traumatici psicologici in questo momento non sempre trovano cittadinanza. C'è l'emergenza Covid, anche sui pontili, sugli sbarchi, e talora anche nei centri di prima e seconda accoglienza. L'emergenza Covid spegne, silenzia o non fa emergere il grande bisogno di cura fisica, ma anche psicologica, psichiatrica, di chi ha attraversato queste evenienze, queste esperienze al limite. Quindi un grande punto interrogativo sulle navi quarantena, su ciò che accade, su questo prolungamento a mare troppo prolungato per i grandi vulnerabili di chi attraversa la Libia, questi grandi punti interrogativi su come vengono trattati in questo periodo i grandi disagi post-traumatici negli hotspot, ai porti, e vorrei dire anche nelle carceri. Noi come team siamo stati in questi anni nei CAS, negli SPRAR, in hotspot, e recentemente siamo da meno di un anno dentro il carcere di Ragusa, dove talora i migranti sono gli ultimi degli ultimi, questo penso da tanti anni, e dove ci capita di incontrare chi ha fatto quelle rotte e si trova in carcere perché è accusato di essere scafista. Scafista, una persona che forse non aveva mai visto il mare, che non aveva mai guidato un gommone, una barca, e che si ritrova spesso con la violenza forzata dai trafficanti sulla spiaggia a guidare quel gommone perché non poteva avere altre scelte, e che si ritrova poi, non appena mette piede in terraferma, a essere accusato di un reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, e che va subito in carcere, e dove spesso ancora oggi non ha la possibilità quel detenuto di avere una mediazione, un traduttore, per capire cosa sta succedendo.
a un migrante che ha fatto 6-7 mila chilometri di viaggio, che ha attraversato drammaticamente la Libia, che ha attraversato il mare, si è salvato e viene messo dentro in prigione senza capire cosa sta succedendo, non avere la possibilità, che sembrerebbe scontata, di avere un mediatore che gli spieghi cosa sta accadendo. Oggi nelle carceri italiane non è così scontato che i migranti che arrivano e fanno la rotta, ma anche quelli che sono qua da tempo e vanno in carcere per altri vicissitudini, non è così scontato che abbiano un mediatore culturale o un semplice traduttore. Sappiate che nelle carceri italiane questo non c'è. Per cui chi è ultimo è ancora ultimo degli ultimi, e chi ha bisogno di cure in questa situazione è veramente messo in una possibilità di estremo angolo, che non ha scelta, e la strada è la follia, perché non riesce a capire che succede, perché sono qua, perché mi hanno condannato, perché guidare un gommone sotto la pressione di trafficanti in spiaggia senza avere altra scelta, perché è un reato, perché sono in galera e perché rischio di essere rimpatriato. Sono tanti i casi degli scafisti, di cosiddetti scafisti di questo tipo, di cui dobbiamo rimparare a parlare come abbiamo fatto fino al 2018. E quel viaggio poi della speranza o delle cure o verso un futuro più buono, di progettualità positiva per chi sbarca, talora trova degli impedimenti o una mancanza di agganci relazionali di cura. Non diamo per scontato che chi arriva sulla terraferma e ha fatto la rotta, scende da una nave quarantena o da una nave di salvataggio, poi sulla terraferma riesca ad avere cure adeguate, sia fisiche che psicologiche. Sono passati 6-7 anni da quando sono iniziate i grandi numeri nel Mediterraneo, ma certo qualcosa è cambiato sulla presa in carico e sulle cure dei più vulnerabili sulla terraferma, sui servizi sociosanitari, su alcuni reparti ospedalieri, su ambulatori, ma qualcosa è cambiato. In questi anni ci siamo accorti che com'è difficile essere agganciati e avere diritto alle cure. Avere diritto alle cure anche di base, avere diritto a poter parlare, a poter esprimere, narrare ciò che è successo, a poter esprimere il proprio disagio, il proprio dolore dell'anima. Siamo nel 2021, ma ancora oggi le agenzie anche pubbliche di salute mentale o di presa in carico per chi è vittima di trattamento crudele o di tortura, talora non ce la fanno i servizi. Non sono adeguati, non ci sono i numeri. Nelle aziende, da noi si chiamano ASP, sono aziende sanitarie provinciali, no? Sono servizi pubblici con i dipartimenti di salute mentale, i reparti ospedalieri, i servizi. Ma ancora oggi, nei servizi pubblici sanitari, io parlo di questo lembo di terra in Sicilia, un migrante che ha la possibilità di avere un mediatore, un traduttore nei servizi pubblici, è assolutamente difficile. Difficilissimo. Nel 90% dei casi chi è ricoverato in ospedale o accede a un ambulatorio, per esempio di salute mentale, ma non solo, anche per problemi fisici, organici, talora ha una difficoltà di comunicazione, di potersi esprimere, perché manca un mediatore. Questo è il dato di fatto. Per cui in questi anni, come medio ambulatorio team, ci siamo un po' spesi ad accogliere, assistere, fare processi, creare progetti di cura per i più vulnerabili negli ambulatori, nei centri. Abbiamo provato anche a contaminare, a provare a mettere in campo pratiche contaminanti in sinergia con altre agenzie di salute, agenzie sociosanitarie, di assistenza, per creare contaminazione, anche crescita, formazione. Ma questo lavoro ancora continua e un po' fermarsi, perché c'è ancora tanto, tanto da fare. Oggi un paziente, un migrante che sta male e che ha sintomi post-traumatici, ma anche altri sintomi di natura psichica, che spesso è costretto anche a un ricovero ospedaliero di tipo psichiatrico, perché talora le situazioni sono estreme, non è facile ricoverarsi in quegli ospedali, in quei reparti. E non è facile che lo psichiatra o l'operatore di prossimità, l'infermiere, lo psicologo
possa avere a disposizione un mediatore per poter capire il disagio di quella persona. Questo accade. E talora quindi anche le organizzazioni non governative, le associazioni, anche MEDU, talora è presente non solo a fare cura, ma talora offre, presta il proprio mediatore, offre una consulenza di mediazione anche ai servizi pubblici, perché c'è questa gravissima carenza. Oppure in carcere, dove abbiamo agganciato in questi mesi detenuti anche italiani in estrema difficoltà, ma tanti migranti che non hanno avuto diritto, possibilità, opportunità per mesi e anni di poter capire ciò che diceva il proprio avvocato. Il proprio avvocato che spiegasse bene cosa succedeva per il processo, cos'è questo reato di essere scafista, di cos'è un reato ostativo che non ti consente poi di avere i documenti dopo e che ti porta a un rimpatrio, a un ricovero, a una uscita dal carcere direttamente andando in CPR per essere rimpatriato. Questo accade, questo succede, e nelle audizioni anche dei tribunali, in videoconferenza o anche di presenza, non sempre è così accorta la mediazione, la traduzione che viene assicurata. Mi sembra di parlare di cose così scontate, che però sono drammatiche, ancora presenti, e che accidentano, non danno una fisiologia del gancio di opportunità di cura relazionale per i migranti tutti e per quelli più vulnerabili. Questo purtroppo continua ad accadere. E in questo lavoro che si continua a fare, in cui certamente non ci si arrende, il fatto di mettersi in rete, dirsi le cose anche con altre organizzazioni, associazioni, anche locali che lavorano a fari spenti su chi arriva e sulla strada, perché tante persone sono sulla strada, perché purtroppo tanti migranti che hanno avuto un riconoscimento con la protezione umanitaria anni fa non hanno avuto un rinnovo e soffrono che non hanno una casa, un rifugio, i documenti a posto ci sono. Quindi bisogna ancora molto molto lavorare. Si lavora in ambulatorio, spereremo di poter continuare il nostro lavoro, solo ciò lo permettono dentro lo spot, e si lavora anche nelle carceri. Continuiamo la nostra presenza di sostegno, di cura e di supporto anche, che continua negli anni dentro le commissioni territoriali per l'ottenimento delle protezioni, dei documenti, certificando chi è vittima di violenza estrema, di tortura, seguendo il protocollo di Istanbul, grazie anche a un sostegno che riceviamo formalmente, anche diciamo in parte anche pratico, dall'ONU, dall'Alto Commissariato per i Diritti Umani, che ci sostiene per fare interventi di chi è vittima di tortura, quindi producendo anche cura e certificazione delle commissioni, anche negli appelli ai tribunali civili per chi è stato diniegato alle commissioni. Questo lavoro continuo e incessante, e nuove opportunità di scambio e di sinergie con chi in questo crinale sono benvenute, quindi io ringrazio di nuovo Rescue per questa possibilità. Grazie a te Peppe, grazie a tutti voi. Tutte le persone in questa diretta, non gliel'ho chiesto prima, però sono molto appassionate, fanno dei lavori che probabilmente non vorrebbero fare tante volte al giorno, perché non vorrebbero che ci fosse bisogno. Sono sicura che ognuno di loro preferirebbe fare altro e non trovarsi davanti a tutta questa sofferenza, però ce n'è bisogno e allora lo facciamo. E allora grazie per l'entusiasmo e la passione che tutti quanti mettete, si vede anche attraverso uno schermo in quello che state facendo. Non sono arrivate particolari domande, c'era Donata Civardi che sottolineava qualche minuto fa l'importanza forse di essere anche nelle carceri, e Peppe ha già risposto, sì, esattamente proprio così. Non essendoci domande, vista l'ora vi proporrei di andare a chiudere chiedendovi questo, vorrei fare a tutti quanti la stessa domanda. La vostra esperienza di tutti questi anni, su tutta questa frontiera che abbiamo raccontato stasera e non solo, se doveste sintetizzarla in una parola, una sola parola che vi portate dietro, che parola scegliereste
e perché. Parto da Juan qui. Vabbè, scusate che c'è un po' un'emergenza in braccio. La vita, c'è la vita, gli umani. No, no, io volevo... in questo momento sei caduto, sta zitto, quindi non sei interessato pure. No, io volevo dire che dopo tanti anni questa invisibilizzazione non ha risolto il problema, quindi coprire la situazione nel Mediterraneo centrale, no, non siamo arrivati da nessuna parte, è necessario purtroppo continuare a salvare queste vite, per quello è stata nata questa iniziativa, no? Di mettere una nave e fare il lavoro che purtroppo i governi non fanno. Over. Non era una parola, ma almeno una frase. La parola forse è vedere o trasparenza contro l'invisibilità. Alessandro. Sei giornalista. Alessandro, qual è la tua parola? Potrei avere la parola più banale che è speranza, ma scelgo umanità. Perché? Perché credo che non ci sia niente di più umano che aiutarsi gli uni gli altri. Quindi direi questa. Sì, è una cosa che dovrebbe essere normale, però oggi è rivoluzionaria, è quasi sovversiva questa parola. E Peppe, la tua parola qual è? La tua è una domanda difficile, eh? Le risposte rischiano di uccidere le domande. Io direi che la mia parola è territorio, cioè local. Cioè io penso che per tanto tempo ho imparato, negli anni pensavo ai grandi cambiamenti macroscopici, che talora ci vogliono, e che però hanno rischiato nel tempo, almeno su di me, di non farmi capire alcune cose che hanno a che fare col qui ed ora, con l'attimo che vivi, il luogo in cui vivi e respiri e incontri, fai contatto con le persone. Io penso che occorre un grande cambiamento individuale di responsabilità e di mettersi in gioco nella vita e nelle professioni. Quindi la mia parola è presenza, stare, esserci, perché i cambiamenti macroscopici passano attraverso dei cambiamenti molto soggettivi, relazionali e di buone pratiche, in cui credo molto. Quindi la mia parola è esserci, stare nel qui ed ora, territorio. Vedi che non hai ammazzato la domanda, anzi. E Alberto, qual è la tua parola? Allora, la mia è un po' più tormentata, così provato, ma mi è venuta abbastanza così spontanea, è anima. Anima perché il lavoro che abbiamo fatto in questi anni è stato un po' come stare sulle montagne russe, ci sono dei momenti di buio e poi ci sono dei momenti di luce, e quindi ti chiedi se c'è l'anima oppure è solo un'illusione, e se realmente si possa stare, condividere con un'altra anima, con un'altra esistenza. Grazie Alberto, e allora dirò anche la mia parola è mani. Mani pensando a quel potere di tutti di cui parlava Capitini, quel potere che abbiamo nelle mani, il potere di ognuno, un potere non violento di essere insieme agli altri e di cambiare le cose anche quando ci sembrano troppo grandi per noi, e lo sono, perché quello di cui abbiamo parlato è sistemico ed è il sistema che va completamente cambiato, ma intanto ci siamo noi che possiamo, mettendoci insieme, ecco, insieme poteva essere un'altra parola, costruire navi, costruire cliniche di accoglienza, dare abbracci, dare ascolto e cambiare sul territorio e nel nostro lavoro di ogni giorno. Non riusciremo a cambiare il mondo, ma la vita di un bel po' di persone la possiamo cambiare tutti insieme, semplicemente così, col potere che abbiamo nelle mani tutti quanti. E l'ultima parola è insieme. Io vi ringrazio per essere stati insieme stasera. Non ho più chiamato Anna perché l'avevamo detto, la connessione ragazza è molto molto precaria, e quindi
l'abbiamo persa. Vi ringrazio tutti quanti, un grande grazie a me. Grazie ancora. Grazie a Rescue. Sosteneteci, dateci una mano a fare una nave, a curare ferite invisibili, sostenete Meru, sostenete Rescue e andiamo avanti insieme perché ci auguriamo che non ci sia presto bisogno di noi, ma intanto ce n'è troppo. Grazie a tutti. Ciao. Grazie.